offline, e parto da quello perché è direttamente collegato all'energia della gravidanza e quindi è un percorso, è un weekend, per ora è un weekend, stavamo pensando anche se ampliarlo, comunque è un seminario di esplorazione personale della propria discesa nel corpo fisico. Quindi una ricapitolazione delle varie fasi che abbiamo passato come anima per arrivare in questo corpo. Quindi la scelta dei genitori, la scelta del nome di un progetto, il legame con i genitori, con la placenta, fino ad arrivare alla nascita, quindi i mesi intrauterini, la nascita. E questo è tutto molto importante perché le prime attivazioni cellulari e energetiche, i primi ricordi arrivano già da lì, dalla parte preconcepimento, oppure se vogliamo metterla anche dal concepimento in poi. Quindi alcuni blocchi personali sono situati lì ed è bene andare a sciogliere qualche, andare a vedere, sciogliere qualche cosa se possibile per reintegrare qualche cosa che è lì sospeso. E il seminario a me piace molto, lo faccio in collaborazione con Monroe Institute che aggiunge alla mia competenza, diciamo, su queste fasi energetiche tutta una tecnologia audio che si chiama Hemisync, che è stata brevettata dall'istituto credo 30 anni fa in America, che è una tecnologia audio attraverso i suoni bineurali messi in cuffia permette un accesso più facile a determinati stati di consapevolezza e di meditazione profondi. Quindi questo ci permette di andare a cercare delle risposte, ma con una tecnologia in cuffia durante le meditazioni guidate che mi permette di andare più profondamente e più velocemente. Così non bisogna arrivare con un proprio grado di esplorazione, di meditazione approfondito, ma uno che non ha mai fatto niente lo si guida nei passi anche di rilassamento e poi di apertura verso le domande. Quindi gli esercizi sono 8-9 in 2 giorni, sono sempre più ampi e per poi ritornare a reintegrare però quello che si è appreso qua giù. Questo lo specifico sempre perché l'obiettivo per me non è mai andare a esplorare qualsiasi cosa, esploro per il puro piacere di farlo perché ho già una vita personale qua che è interessante, quindi inutile andare a scoprire se in Egitto c'era un altro me, ma è interessante andarla a vedere se ho qualcosa da, diciamo, da portare lì o da portare a me. E quindi qua andiamo a scoprire nella parte prenatale personale che cosa si può recuperare se c'è qualche sospeso, qualche informazione energetica che magari ho dimenticato che posso recuperare su un progetto personale. È un lavoro di gruppo, non un gruppo grandissimo, quindi non 100 persone, quindi un gruppo limitato, dove ognuno fa il proprio processo. Poi ci sono delle condivisioni di gruppo, ma ognuno ha le sue cuffie, fa le sue meditazioni personali ricercando le sue risposte. Quindi la maggior parte degli esercizi sono meditazioni individuali, dove però si sfrutta l'energia del gruppo che sta meditando su un obiettivo che è uguale per tutti, e poi si fanno le condivisioni dopo le varie meditazioni. Quindi ogni esercizio viene spiegato nel suo senso energetico brevemente, si fa l'esercizio individuale e poi si fa una condivisione di gruppo, così ognuno può anche capire sia nel processo di meditazione delle cuffie sia nel processo di esplorazione magari qualche cosina e utilizzare quindi il lavoro del gruppo per ricavare qualche accrescimento personale. Poi ci sono alcuni lavori fatti tramite dei rappresentanti, quindi tramite il campo delle costellazioni familiari, però maggiormente sono lavori comunque, anzi anche quelli fatti in coppia sono comunque lavori individuali perché ognuno lavora sempre sulla propria parte.